Ora riprendo tutta la catena delle colline, perché montagne non ce ne sono, delle colline intorno a Livorno, a tutti quei paeselli intorno. Ci sono gli osservatori, una buona parte è boschivo. Qui siamo a quelli che erano i tre ponti, ora sono diventati cinque. Lo si evince benissimo, come si vede, dalla diversità, perché quelli sulla destra, diciamo, sono ex novo. Quindi sulla sinistra sono quei tre ponti che hanno causato il disastro totale per l'abitabilità, per le comunicazioni e soprattutto per la vita di 8 persone che sono state portate via dall'alluvione. Continuiamo ancora. Questi movimenti di auto lì è sul viale Biantignano, in poche parole. Il mare piano piano è stato abbandonato. Sullo sfondo in alto si vede il mausoleo a Ciano, mausoleo che 2-3 giorni fa io ho ripreso da vicinissimo. Quelle poche persone sono in mare, come quello che aspetta gli spaghetti in brodo. Ecco che il brodo è l'acqua così calda. Gli spaghetti, una volta a terra, mettete un po' in pentola. Con l'acqua già calda potete tranquillamente aggiungere un po' di cascio, come si diceva una volta, e buon appetito. Stop.